Faccio questo breve video nel cuore della notte per rispondere a dei nuovi video complottisti e falsi che sono apparsi su YouTube. L'oggetto di questi nuovi video sono i termoscanner che sono stati messi all'entrata dei supermercati per la rilevazione della temperatura. Secondo queste persone, non si tratterebbe di termoscanner, ma di pericolosi strumenti atti al riconoscimento facciale. Io quindi faccio semplicemente un'obiezione che serve anche a mostrare come per l'ennesima volta i complottisti cadano in contraddizione. Mi sanno spiegare questi signori come potrebbe uno strumento atto al riconoscimento facciale riconoscere il viso di una persona che per tre quarti è coperto da una mascherina chirurgica? E con questa domanda io vi lascio. Buonanotte a tutti.